La Juventus è pronta a partire il nuovo corso e a chiudere il primo colpo, 50 milioni per il nerazzurro. La Juventus ha rotto gli indugi ed è pronto a partire con un nuovo progetto. Via Allegri, dentro Thiago Motta che nel post Genoa Bologna ha dribblato le domande sul suo futuro bianconero. L'annuncio arriverà a breve e segnerà l'inizio di un nuovo corso che vedrà la società costruire anche una squadra diversa da quella che quest'anno ha chiuso con la Coppa Italia, nella speranza di poter tornare a riempire la bacheca con uno scudetto. Giuntoli si è portato avanti blindando con i rinnovi Cambiaso e Rugani ed intanto lavora all'acquisto di Di Gregorio dal Monza. Qualcosa verrà fatta sicuramente a centrocampo ed è qui che è pronto l'acquisto dai nerazzurri, Ederson. Il 24enne centrocampista brasiliano dell'Atalanta sarebbe uno degli obiettivi principali della Juventus stando a quanto riferito da Ficae. Con punto calciomercato Juventus, assalto ad Ederson, sfida al Barcellona. Non c'è quindi solo Kop Mainz, il cui agente ha parlato a calciomercato. It, tra gli obiettivi di Giuntoli che è pronto a consegnare a Thiago Motta una squadra rinnovata e fatta su misura per il tecnico italo-brasiliano. Scippare Ederson all'Atalanta non sarà però semplice per due motivi. Il primo è rappresentato dalla valutazione che il club orobico fa, circa 50 milioni di euro, e dalla volontà della Dea di non smantellare la squadra che ha vinto l'Europa League. L'altro è la concorrenza del Barcellona, altra big pronta a partire con un nuovo progetto con Flick chiamato a sostituire Xavi. La Juventus potrebbe contare sui buoni rapporti con l'Atalanta per chiudere l'affare e prendere Ederson che in questa stagione è stato tra i protagonisti assoluti. 7 gol e un assist in tutte le competizioni per un calciatore ancora giovane, ma già con grande esperienza in Serie A. Proprio le caratteristiche che servono alla nuova Juventus.